Benvenuti, raga! Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi porto un merge veramente carino per fare 5 outfit, ragazzi, veramente particolari. Adesso ve li faccio vedere. Partiamo, ragazzi, da questo con i Jokers bianchi, scarpe a scacchi, questa maglia buggatissima, ragazzi, carino. A questo punto passiamo ai Jokers blu con sempre le scarpe a scacchi senza reggiseno con le poppe all'aria, ragazzi. Veramente, veramente raro come completo da fare, lo hanno in pochi. Dopodiché passiamo a questo con la giacchetta a scacchi, ragazzi. Veramente particolare, una cosa che non ho mai visto in giro perché se guardate bene nella giacca c'è compenetrata qualcos'altro, ragazzi, è veramente strano. Veramente particolare. Poi, sempre con la giacca a scacchi, ragazzi, una versione col busto invisibile e la possibilità di immergiarci i guanti di quello che vogliamo, a seconda di come faremo poi il merge dentro l'attività di Gerald, la fare G, ragazzi. E come ultimo completo, ragazzi, abbiamo questo con la maschera dell'orso. Raga, guardate in che posizione si è fermato lo screen di sta foto, fantastico. Quindi Jokers nero, scarpette a scacchi, ragazzi, e abbiamo la maschera dell'orso, che è rarissima e non si può comprare da nessuna parte. Quindi possiamo iniziare con il video, ma prima sigla. Ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Eccoci qua, ragazzi. Allora, come requisiti, ve lo dico già, vi servirà secondo me almeno un milioncino, così state belli freschi e state sicuri. Se volete tenervi un outfit, perché vi ricordo che con questo glitch perdete tutti gli outfit presenti nella vostra lista dello stile. Mi raccomando, ragazzi, poi non scrivete che io non ve l'ho detto perché lo dico sempre. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo deciso che outfit tenerci, ragazzi, io vi farò vedere che lo farò con questo tanto per fare perché non me ne frega niente, l'outfit più facile da fare, possiamo iniziare con il glitch. Quindi a sto punto andiamo su cambia personaggio, ragazzi, e andiamo alla selezione dei personaggi. Io vi consiglio di tenervi magari un outfit che avete con i caschetti, ragazzi, se l'avete colorati, oppure un outfit con il cinturone in modo da averlo già e non sbattervi per rifarlo. Comunque sia, una volta che siamo alla selezione dei personaggi, regà, niente di più facile, andiamo a creare il secondo personaggio che mi raccomando deve essere maschio perché noi stiamo facendo i completi moddati sulla femmina, regà. Se avete già un secondo personaggio, cancellatelo e iniziate tutto da capo. Quindi a questo punto, una volta che siamo alla selezione del personaggio, andiamo a creare il secondo personaggio maschio e accettiamo tutto quello che c'è da accettare, raga. A questo punto, una volta creato e spawnati in lobby, ragazzi, dovremmo andare in un qualsiasi negozio di vestiti, ragazzi, per fare i nostri outfit moddati. Quindi iniziamo con il primo, ragazzi, completo che dovete fare, che questo porterà le poppe di fuori, ragazzi. Saranno due completi che quando poi andranno mergiati nell'attività compariranno le poppette di fuori. Quindi cosa facciamo, ragazzi? Andiamo su camice da business, ragazzi, e mettiamo la numero 22, camicia bianca. Non guardate solo i numeri, regà, perché a volte cambiano. Lo sto dicendo spesso nei video, spero che questa cosa la capite. A questo punto andiamo su giacche di pelle e mettiamo la giacca di pelle numero 50, ragazzi, con pelliccia leopardata, mi raccomando. A questo punto andiamo nella parte bassa, andiamo sui pantaloncini e mettiamo i boxer neri con cuoricini, ragazzi, che porteranno i Jokers blu. A questo punto andiamo sulle scarpette e andiamo sulle scarpette eleganti e andiamo a mettere le slip on grigie, ragazzi, che queste qua ci porteranno le scarpette con la scacchiera. A questo punto andiamo nella zona accessori, ragazzi,
e andiamo a mettere i guanti tattici Bosco. Chiaro, ragazzi, questi qua. Attenzione, perché se non mettete questi guanti, alcuni completi poi non ve li dà visibili e non ve li fa emergere. Quindi, una volta che avete messo i guanti, ragazzi, dovete andare anche a mettere la cravatta, che io mi stavo dimenticando. Quindi andate su cravatte, ragazzi, e dovete mettere questa qua, la cravatta sottile rossa numero 46. A questo punto, regà, salvate il completo nel secondo slot e mettete uno, perché il primo ci servirà libero per fare il merge delle poppe dopo. Quindi a questo punto, una volta fatto il primo completo, andiamo a fare il secondo completo, che sarà questo, ragazzi. Quindi avrà sempre gli stessi guanti del primo, avrà le stesse scarpe del primo e avrà anche gli stessi pantaloncini. Quindi andiamo semplicemente a cercare la camicia, che è quella casual, ragazzi. Quindi cerchiamo camicia casual e mettiamo l'ultima camicia, questa qua, ragazzi, non potete sbagliarvi. A questo punto non ci resta altro che andare a salvare questo completo, ragazzi, nel terzo slot, e lo chiamiamo numero 2. A questo punto andiamo a mettere la maglietta, ragazzi, da trafficante numero 21, l'ultima, ragazzi, digitale blu. Dopodiché andiamo a metterci, ragazzi, la giacca da lavoro, dovrebbe essere questa, la numero 36 di 61, militare camo pesca chiusa, ragazzi. Quindi a questo punto, mi raccomando, vi voglio fare una precisazione che mi sono dimenticato prima. La camicia casual del secondo outfit che abbiamo fatto va chiusa, ragazzi. Fondamentale, facile, la chiudete dal menu interazione, andate su stile, giacca e fate chiusa. Quindi passiamo con il quarto outfit, ragazzi, che sarà questo. Andiamo su giacche di pelle, ragazzi, e mettiamo la numero 68, giacca di pelle a righe, ragazzi, questa qua. Poi andiamo sulle canotte, ragazzi, e andiamo a mettere la prima canotta, che è la numero 2, da contrabbandiere mimetica, ragazzi, questa qua. A questo punto dobbiamo mettere in questo outfit i pantaloni, ragazzi. Andiamo su pantaloni eleganti del completo e mettiamo il numero 62, pantaloni del completo avorio. Dobbiamo mettere sempre le solite scarpe, ragazzi, e sempre i soliti guanti fondamentali, i camo e le slip-on grigie, ragazzi. Poi passiamo al quinto outfit, ragazzi, che sarà questo. Semplicemente lo comprate e lo mettete. Poi il sesto, che sarà questo, ragazzi, lo comprate e lo mettete. Questi due outfit ci porteranno due completi moddati, ragazzi, mentre questo outfit, il numero 7 che vi faccio vedere adesso, questo azzurro, non porterà niente. Ma perché io l'ho messo? Per vedere apposta se portava qualcosa. Voi, se volete, potete o non metterlo o sostituirlo. Invece, ragazzi, fondamentale aggiungere quello della Sprite e quello della Coca-Cola, che ci porteranno il completo con il Jokers nero, la maglia buggata, ragazzi, e la maschera rara dell'orso. Quindi, ragazzi, a che dire, che se volete fermarvi potete fermarvi al numero 6 e questi ultimi outfit potete lasciarli perdere, oppure li mettete tutti quanti e andate a sostituire solo quello blu. Quindi a questo punto, ragazzi, non ci resta altro che cambiare completo, fare un salvataggio, io ora ne ho cambiati 15, quindi non lo sto a fare, e andare direttamente al creatore, ragazzi. Una volta che siamo spawnati al creatore, regà, dobbiamo andare su crea una gara. Una volta che siamo su crea una gara, andiamo su tutorial, ragazzi. Accettiamo questa allerta, dopodiché iniziamo ad aprire e chiudere il menu di pausa, ragazzi, in modo tale da aprirlo appena è possibile. A questo punto, una volta che si è aperto il menu di pausa, andate su online e andate alla selezione del personaggio. Ragazzi, fondamentale, mi raccomando, ascoltate bene i passaggi in questo punto del glitch, perché se fate solo con un piccolo errore avete speso soldi e fatto tutto per niente, perché si sbugga tutto. Quindi molto attentamente andiamo a cancellare il secondo personaggio, ragazzi, che sarà quello di destra, e lo capiamo perché tiene in alto il cartello, come vedete nella clip. A questo punto ci farà scrivere la parola elimina ed eliminiamo il personaggio.
Regà, una volta che abbiamo eliminato il personaggio, state attenti qua, dovete schiacciare bio cerchio per tornare in storia, perché se andate online il glitch si sbugga, ragazzi. Quindi regà, a questo punto, una volta che siamo spawnati in storia, non ci resta altro che andare in una sessione solo a inviti. E regà, una volta che spawneremo nella sessione inviti, mi raccomando, per primo dovete salvare il vostro completo con cui avete iniziato il glitch, perché se cambiate l'outfit lo perdete e io non lo faccio. Quindi, come potete vedere, regà, adesso io apro il menu, vado a vedere e ci sono tutti gli outfit numerati. Quindi se io vado a selezionare tipo l'1 e sbadabame, regà, mi avrà dato questo primo outfit moddato. Sto scherzando, come potete vedere non vi ha dato un cazzo. Perché, ragazzi? Perché l'1 e il 2 sono gli outfit che porteranno le tette. Quindi per farli uscire dobbiamo andare a fare un merge. Mentre, ragazzi, il numero 3 sarà quello visibile e sbadabam, regà. Finalmente Jokers bianco, scarpe a scacchi, maglia glitchata, outfit veramente veramente carino. Regà, non vi preoccupate se non vedete tutti i completi visibili nell'elenco dal menu interazione, perché è normale, dovremo tirarli fuori dall'attività merge che vi lascio in descrizione qua sotto, ragazzi. Quindi, una volta che abbiamo fatto tutto, non ci resta altro che entrare nell'attività merge, ragazzi. Ma prima, regà, dobbiamo fare una cosa. Ci indossiamo questo completo, regà, e lo andiamo a salvare. Fondamentale, e lo salviamo nell'ultimo slot, lo chiamiamo jog bianco, glitchato, come volete. Mi raccomando, salvate questo outfit. Se invece siete spawnati con l'outfit vostro, ragazzi, dovete salvare prima il vostro outfit. Questo è fondamentale, penso sia scontato. Comunque, ragazzi, per far uscire le nostre poppette di fuori dobbiamo metterci i Jokers bianchi, ragazzi, in qualsiasi outfit. Comunque sia, io ho usato questo. E andiamo a togliere tutta la parte alta del nostro completo e andiamo a mettere il bikini, ragazzi, bianco. È fondamentale, mettete il bikini bianco, dopodiché andate a salvare il completo e lo mettete, ragazzi, nel primo slot. Infatti prima ve l'ho fatto lasciare vuoto. Quindi, una volta che abbiamo salvato questo completo nel primo slot, regà, se volete potete cambiarci le scarpe, ma non serve a niente, perché a noi questo ci servirà solo per passare le tette, perché uscirà diverso il completo con le zinne, uscirà con i Jokers blu e le scarpette a scacchi. Quindi non vi state a preoccupare, l'importante è che mettete il bikini bianco e basta, e che non ci sia niente nella testa. E lo salviamo nel primo slot e lo chiamiamo test. Io lo chiamo sempre così, così non mi posso sbagliare, ragazzi. A questo punto aggiungete, se non ce l'avete, l'attività per fare i merge qui sotto, i link in descrizione di Play e di Xbox, ragazzi. Oppure vi fate invitare da un vostro amico che già ce l'ha tra i preferiti, perché comunque sia ci serve l'aiuto di un nostro amico. O se avete due console ve li potete fare da solo, ma se avete due console ci sono i beef per fare gli outfit. Comunque, ragazzi, a questo punto, una volta che siamo dentro l'attività merge, gli diciamo al nostro amico, o se lo stiamo facendo noi, è fondamentale che mettiamo i completi salvati, ragazzi. Ragazzi, ora ascoltatemi bene, perché ogni volta che porto questo glitch non ci riesce nessuno ed è semplicissimo. Una volta che siete alla selezione dell'outfit, ragazzi, guardate bene, io clicco 3 volte a destra per arrivare al numero 3, ragazzi, ok? Una volta che sono qua, torno una volta a sinistra e sbadabam, regà, avremo finalmente l'outfit con le poppe di fuori. A questo punto non ci resta altro che avviare l'attività, ragazzi, andare nell'appartamento e salvarvi il completo. Quindi, ragazzi, a questo punto, una volta che vi siete salvati completo e lo mettiamo nel penultimo slot, così andiamo a riempire dal basso verso l'alto e abbiamo tutto lo spazio che ci serve per fare i merge, semplicemente quittiamo l'attività, ragazzi. Adesso io vi faccio dei tagli, vi velocizzo la clip, perché sennò questo video diventerebbe di 2 ore, che già è lungo.
e vi faccio vedere, entrando nell'attività merge con un determinato completo, cosa esce alla fine, ragazzi. Quindi ora, per esempio, sono entrato con quello con le zinne di fuori, ragazzi, e non cambia nulla. Come potete vedere, switchando all'interno, regà, troverete gli outfit moddati che volete scegliere. A seconda di come, con cosa entrate, potrete mergiare. Vi lascio a voi il gioco, a decidere con cosa volete entrare, come volete mergiare l'outfit, ragazzi. Per esempio, questo esce sempre, non c'è bisogno che entrate con qualcosa in particolare. Vi solo posso consigliare che ogni volta che andate a selezionare un completo, guardate bene il numero quando siete nell'attività. Per esempio, un esempio, ragazzi, questo è il numero 4, mi ricordo che è il 4. Una volta che l'ho salvato, che l'ho fatto, poi lo andate a togliere dall'elenco del vostro stile, perché sono outfit buggati finché non li salvate. Quindi andate dentro l'attività dal vostro appartamento, lo salvate, regà, e quando poi uscite dall'attività andate sul 4 che non ve lo dà visibile e lo andate ad eliminare, ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono, regà, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video, regà, e sbada bam, al prossimo video, buona visione.